Un'iniziativa molto molto positiva, c'è grande entusiasmo da parte dei giovani, sono tutti alla ricerca di notizie, sono tutti alla ricerca di un proprio orientamento. Momenti come questa servono proprio a ciò, a cercare di dare una soluzione a quelli che possono essere i dubbi, tanti dubbi che i giovani hanno. Qui trovano APL, trovano formazione, trovano società e quindi trovano l'offerta formativa e l'offerta occupazionale, quella con la quale prima o poi dovranno confrontarsi. Quindi viva questa iniziativa, viva la Borsa Mediterranea della formazione e del lavoro, e avere informazioni di questo tipo è per loro oggigiorno veramente un patrimonio ineludibile. La Regione Campania da 4 anni sta portando avanti un link molto importante, che è quello relativo alla formazione, all'istruzione e al lavoro. Si parte con l'istruzione, dobbiamo rivolgerci veramente anche ai più piccoli, perché all'interno dell'istituto scuola debbono trovare la possibilità di crescere in un ambiente sano, un ambiente sicuro, anche attraverso i progetti di scuola viva, della scuola di comunità, riusciamo a far mantenere i giovani ancora di più all'interno dell'istituto per poter continuare ad erogare didattica anche nei pomeriggi e quindi mantenerli all'interno di una struttura formativa. E poi c'è l'offerta formativa non indifferente della nostra regione, con tutte le competenze adeguate per poi arrivare ad offrire al mercato del lavoro delle figure che debbono essere spendibili. Oggi è importante ancora di più non sbagliare la propria scelta formativa di secondo livello o anche universitaria. Uno sbaglio veramente può essere letale. Perché? Perché le aziende non è che non ne assumano, le aziende assumono, ma assumono sicuramente persone che riescono ad essere, a farli essere ancora più competitivi nel mondo del lavoro. Allora noi dobbiamo cercare di cogliere questo trend, in Regione Campania lo si fa perché abbiamo linkato in maniera forte la formazione e il lavoro, e dunque procedere con un placement che diventa sempre più interessante. Abbiamo messo in campo una serie di misure, come abbiamo spiegato prima in plenaria, Garanzia Giovani ha dato la possibilità a ben 31.000 giovani campani di poter trovare un contratto di lavoro. Sono numeri importanti, ma sono numeri che si polverizzano nell'insieme purtroppo dell'inoccupazione, della disoccupazione che attualmente ereditiamo da anni e anni di crisi che chiaramente ha attanagliato la nostra regione. Ma questo vuol dire che l'impresa sta ripartendo pian pianino e cerca profili a cui noi dobbiamo dare risposte, e vuol dire che i giovani, anche i giovani NEET, quindi i giovani che non studiano e non lavorano, possono avere la possibilità di un primo inserimento. E poi io voglio puntare molto e voglio informare i giovani che ci stanno ascoltando dell'autoimprenditorialità. Magari fino ad oggi non pensano di poter mettere su una bottega, una piccola impresa, uno studio professionale. Oggi, grazie alla Regione Campania, lo si può fare, e dunque è importante rivolgersi ai centri per l'impiego per avere tutte le informazioni.